Uomini e donne over, pandemonio in studio, ti strappo quei capelli. Guazzabuglio al trono over di Uomini e donne, nonché più pace al regno di Maria De Filippi. Cancelletto Uomini e donne incassa ascolti record grazie alle ultime puntate del trono over. In studio è accaduto il pandemonio. Un caos difficilmente gestibile che Maria De Filippi ha smorzato a fatica, senza nascondere un certo imbarazzo. Ecco cosa è successo. Uomini e donne trono over, le ultime news. Nelle puntate del trono over di Uomini e donne andate in onda in questi giorni, Gemma e Giorgio sono stati ancora al centro dell'attenzione del pubblico. Fatale fu l'intervista del Manetti ad un noto settimanale. Il bel gabbiano aveva confidato al giornalista di aver amato Gemma. La dama, una volta letto quanto affermato dal suo George, non ha resistito alla tentazione e ha voluto chiarire in studio con il diretto interessato. Se io avessi saputo che mi amavi non ti avrei lasciato, Giorgio, ha affermato la torinese con un'espressione affranta. Perché non me lo hai detto a tempo debito? Questi i dubbi di Gemma che, criticata da opinionisti e pubblico, continua a portare avanti la sua battaglia per conquistare il cuore irraggiungibile del Manetti. Giorgio ha ritrattato, specificando che l'amore di cui ha parlato nell'intervista non è da intendersi nel senso classico del termine, ma con una accezione solo sua, insomma, il gabbiano ama a suo modo, come ha più volte detto in trasmissione. Quale sia poi questo modo pare che nessuno l'abbia ancora capito. Filosofia a parte, Gemma non ha retto alla frustrazione, lasciandosi andare ad un pianto disperato, che ha indispettito sia Giorgio che Tina Cipollari. Da lì a poco, il dramma. Lite furibonda a Uomini e donne, due donne al limite. Tina ha inveito contro Gemma e la rabbia ha preso il sopravvento. La Cipollari non riesce proprio a sopportare la bionda torinese e certo non fa nulla per nasconderlo. Con tanto di vestaglia a piume, ecco che si avvicina alla sventurata gridandole, vergognati, ti strappo quei capelli e le metto al posto delle mie piume. Non contenta della sfuriata e della rispostaccia di Gemma, ecco che l'opinionista sfodera il carico da 40. Fa qualche passo, prende una bottiglietta di acqua e la rovescia sulla testa della Galgani, che si ritrova inzuppata come un pulcino. Tra il comico e il surreale, Maria De Filippi fa entrare una parrucchiera per asciugare i capelli di Gemma che, con una smorfia di commiserazione, non può far altro che restare seduta e incassare il colpo. Troppo esagerate queste liti? Fate cielo sapere nei commenti qui sotto.